Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi finalmente sono andata a fare la spesa da Eurospin. È stata la prima volta, io non ero mai entrata da Eurospin, non avevo nemmeno idea di come fosse fatto e allestito questo supermercato. Finalmente oggi ho deciso di andare. Non c'ero mai stata semplicemente perché rispetto alla zona in cui abito io è abbastanza fuori mano. Adesso però negli ultimi tempi a Genova ne hanno messo qualcuno di più. Quindi diciamo che sono riuscita a trovarne uno che non è troppo lontano e quindi insomma sono andata a vedere e ho fatto la spesa. Vi faccio vedere quello che ho preso, ma ovviamente tenete presente che essendo la prima volta che io vado da Eurospin, non vi so dire se le cose sono buone o no perché non le ho mai assaggiate. Quindi le ho prese sulla base, delle recensioni che ho visto su YouTube, sulla base della sensazione che ho avuto quando ero lì davanti allo scaffale, insomma, ho preso quello che mi ispirava, che mi attirava, che mi serviva, ma basandomi soltanto su una sensazione e sulle recensioni che ho sentito. Quindi non so se ho preso delle cose buone, ottime o comunque meno buone. Questo lo saprò soltanto quando potrò assaggiare i prodotti. Ma basta con le chiacchiere, vi faccio subito vedere che cosa ho preso. Parto dalle cose che poi vanno riposte in frigo, così almeno le vado subito a sistemare. La prima cosa che vi faccio vedere, perché è anche la prima che urgentemente deve essere messa in frigo, è il gelato. Ho preso il gelato alla soia, fior di natura, variegato alla marena. Io mangio quasi sempre il gelato alla soia, non tanto perché io abbia intolleranze, ma perché quello alla soia mi sembra un pochino più leggero rispetto all'altro. Poi mangio anche l'altro perché comunque a me il gelato piace, quindi poi alla fine lo mangio un po' di tutti i tipi. Però diciamo che se lo mangio un po' più spesso, come ad esempio accade in estate, tendo ad alternarlo con quello alla soia. Quindi ho voluto provare questo, che è un variegato alla marena, confezione piccolina, così se per caso non mi dovesse piacere lo finiamo presto e poi eventualmente non lo ricompro, però mi ispirava. Poi avevo finito le orecchiette, quindi ho preso le orecchiette fresche di Tre Mulini. Di questa marca ne ho sentito parlare su YouTube benissimo, quindi ho voluto provare le orecchiette fresche. Poi ho preso il prosciutto cotto alta qualità, questo qui con 2% di grassi. Io questo in realtà lo utilizzo solo quando faccio la pizza perché non ho l'abitudine di mangiare salumi, a meno che appunto non siano sulla pizza oppure se mangio un panino per qualche motivo. Quindi non lo mangerò così come pietanza, diciamo. Però ho voluto comunque prendere un prosciutto un po' più leggero con meno grassi perché già la pizza è abbastanza sostanziosa di suo. Quindi la carico un po' meno quando si può. E per la stessa ragione ho preso tre mozzarelle light pascoli italiani, ne ho prese tre di queste. Parlando invece di cose che hanno sicuramente dei grassi e non sono affatto light, ho preso due tavolette di cioccolato. E voi starete pensando: ma come? Vai a prendere le mozzarelle light, il prosciutto light e poi prendi il cioccolato? Sì, ragazzi, sì, perché comunque io, pur seguendo un'alimentazione sana, ogni tanto mi tolgo anche la voglia di dolce, quindi magari mangio la pizza light, utilizzo dei prodotti un po' più leggeri, però ogni tanto il quadretto di cioccolato me lo concedo e quindi sì, ho preso il cioccolato. Questo mi attirava tantissimo perché la tavoletta così lunga mi sembrava molto invitante. A me questa durerà 6 mesi perché io ne mangio pochissimo cioccolato, quindi mi durerà veramente una vita, quindi è un investimento nel mio caso. Però insomma ne ero attratta. Questo è cioccolato svizzero della marca Dolciando, uno è al latte, questo alle nocciole intere. Poi restiamo sui dolci, ho preso dei crème caramel, questi qui così già confezionati. Poi ho preso una confezione da 4 di crema alla vaniglia. Io la trovo abbastanza leggera la crema alla vaniglia quando c'è magari quella voglia di dolce senza volersi appesantire troppo. Mi fa piacere un budino oppure una crema alla vaniglia di quel genere. Poi ho preso un barattolo di marmellata piccolo da 240 grammi, biologica. Questa qui ai mirtilli neri. Questa è della marca Puerto Sol, credo si pronunci così, almeno spero che si pronunci così, e ha soltanto lo zucchero della frutta.
Non l'ho presa tanto perché ha lo zucchero della frutta e non ha zuccheri aggiunti, ma l'ho presa più che altro perché cercavo una confezione di marmellata piccola, perché noi a casa siamo solo in due, non mangiamo delle grandi quantità di roba, quindi le cose ci durano tanto nel frigo, ma la marmellata, quando la apriamo, se è troppo grossa, abbiamo notato che tende ad andare a male abbastanza velocemente, quindi doverla mangiare poi di corsa non è il massimo, e allora preferiamo le confezioni più piccole. Poi ho preso 4 uova biologiche di questa linea Amo Essere Biologico, quindi ho preso questa qui da 4 perché non le ho mai provate, quindi prima voglio vedere come sono, prima di prendere quelle da 6 o addirittura da 12. Poi ho preso 2 yogurt al lampone, sempre di questa linea Amo Essere Biologico. Io adoro i lamponi, è il mio frutto preferito, quindi quando c'è qualcosa a base di lampone è molto probabile che io lo acquisti. E adesso passiamo all'altra borsa, che è questa, che contiene tutti i prodotti che invece non devono necessariamente essere messi in frigorifero immediatamente, e quindi possiamo vederli un attimo con più calma. Ho preso una confezione di kiwi disidratato. Io questo lo avevo preso qualche mese fa, però al Mercato Orientale, che è un mercato che c'è nella mia città che vende, tra le altre cose, anche frutta disidratata, cose un po' più esotiche, diciamo. L'ho visto confezionato, mi era piaciuto quando lo avevo assaggiato mesi fa, quindi ho deciso di riprovarlo. Vediamo come sarà questo di Eurospin. Poi ho preso anche la papaya disidratata. A me piace tantissimo la papaya, soprattutto in questa forma qua disidratata. Mi piace anche fresca, ma direi che quasi quasi mi piace di più fatta in questo modo, e quindi quando la vedo la compro. Di solito prendo anche l'ananas, piuttosto che lo zenzero, le albicocche, diciamo che la frutta così mi piace un po' tutta, però in questo caso ho scelto papaya e kiwi. Poi ho preso una confezione di zucchine, queste qui verdi chiare, perché c'erano anche più scure, però io le preferisco comunque più chiare. E poi ho preso una confezione di fagiolini piatti. Questi qua, questi non li trovo tanto facilmente, quindi quando li vedo di solito li prendo. Poi una confezione di fagiolini piatti. Io questi non riesco a trovarli tanto facilmente, quindi quando li vedo di solito li prendo. Poi ho preso una confezione da 2 di ragù Delizie del Sole. Io queste confezioni di sughi già pronti le utilizzo pochissimo, però voglio comunque averle sempre in casa per situazioni di emergenza, quando magari siamo di fretta, non c'è tempo di fare il ragù, quello classico, oppure quando siamo in vacanza, che non mi metto certo a cucinare il ragù, a fare cose elaborate, quindi sono sempre comode e utili da tenere nel frigo. Poi una confezione di guanti felpati per lavare i piatti, taglia small. Poi ho preso una confezione di sacchetti per l'immondizia. Io utilizzo sempre quelli che hanno le maniglie perché mi trovo meglio, sono più comodi. E una confezione di panini dolci, sempre della marca Dolciando. Questi io in realtà non li mangio il mio compagno a colazione. Mi ha detto che quelli di Heinz non gli sono piaciuti perché erano troppo dolci, e quindi proviamo quelli di Eurospin. Poi ho preso una cipria compatta, questa in realtà l'ho presa perché l'ho vista lì vicino alle casse, la mia sta quasi per finire, quindi ho pensato, per il prezzo che aveva, di mettermela lì di scorta. Poi ho preso 2 banane, stiamo saltando proprio da una cosa all'altra, non ha assolutamente un criterio logico, questo svuota la spesa perché passiamo dalla cipria alle banane, alle cose dolci, ma non importa. Questo video è un po' come il mio canale, che va di qua, di là, c'è un po' di tutto, quindi 2 banane. E 2 melanzane piccoline di queste, spero che le vediate, sono all'interno del sacchetto. Comunque sono semplicissime melanzane, quelle un pochino più allungate, più piccole però come dimensione. Poi ho preso una confezione di mandorle sgusciate, noi queste le mangiamo così sfuse, oppure le utilizzo quando faccio le torte o qualcosa di dolce. Poi ho preso una confezione di cracker integrali 3 mulini.
Io adoro i cracker sia integrali, sia bianchi, sia quelli aromatizzati, li adoro veramente in tutti i modi, ma ultimamente sto cercando di prenderli solo integrali perché comunque sono un pochino più salutari forse rispetto agli altri. Poi ho preso una confezione di brioche integrali per la colazione, io queste le mangio solo a colazione, quindi pensando alla colazione ho preso anche una confezione maxi di biscotti frollini integrali. Questi sono biscotti un pochino più spessi, che mi attirano così a vederli, poi non ho idea di come siano, però li proverò al mattino col mio solito cappuccino e vediamo se mi piaceranno o meno. Se mi piacciono, è una cosa ottima perché hanno un prezzo basso e rendono tanto perché la confezione è bella grande. E poi ho preso una bottiglia di vetro, di quelle classiche da acqua, diciamo, con tutti i fiorellini colorati e con la scritta dietro "La mia casa è la tua casa". Mi piaceva l'idea della bottiglia così con tutti i fiori, perché quella che ho io è assolutamente semplice, di vetro, ma non ha proprio nulla disegnato sopra. Volevo cambiare un po' e quindi quando l'ho vista mi è piaciuta e l'ho presa, però non è che ne avessi una reale necessità, diciamo che l'ho presa solo per cambiare un pochino. Bene, questa era tutta la mia prima spesa da Eurospin. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di quello che ho preso, ma penso che già stasera assaggerò qualcosa. Io come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.